dove troviamo un posto con l'operatore riusciamo a piazzarlo, come a regola d'arte. Lui questo pezzo qua l'ha montato oggi, stamattina, perché sapeva che venivate voi. Allora, vediamo un attimo. Però c'è da premettere che a Rossano c'è lo stesso progetto e non ha montato niente. Adesso vediamo un attimo. Siccome qua è successa una manifestazione, non so se sono stato chiaro quello che voglio dire. Un attimo che ci colleghiamo, vediamo se funziona sta diretta. Oggi siamo arrivati a Rossano dove il mio operatore di ripresa. Là. Carletto è di là. Allora, vieni un attimo, vediamo se... Guardate che spazio qua, hanno fatto proprio... Cioè, ma questo come regola doveva arrivare fino a lì o andava... Almeno arrivava... No, il progetto prevede, almeno arrivava 7 metri dalla battigia. Ok, ok. E poi 10 metri... Ok, ok, allora... Allora, un attimino, perché siamo è a... Una piazzola siamo metri, a... Vieni, siamo a... Siamo a Corigliano Rossano, stiamo collegando... Speriamo che tiene la linea, signori, perché qui a Corigliano addirittura sembra la che... La terza città di, della Calabria. No, abbiamo problemi con la team, cioè con il collegamento. Allora, chi è questo signore in carrozzeria? Si chiama lui? Carmine. Abbiamo portato lui e non abbiamo portato altri per non creare difficoltà, però è giusto che qui da Rossano Corigliano questo signore fa parte dell'associazione disabili. Sì, bene, papà. Ecco, il papà del segretario. Un attimo, ci giriamo di qua così abbiamo. Intanto lui è il vicepresidente. Sì. Salvatore Trotta. Salvatore Trotta, metti di qua, Salvatore. Vieni tu Antonio, metti di qua, perché così formiamo il triangolo. Il triangolo. Allora, cosa sta, la luce è a favore, vieni di qua Antonio. Vuoi un attimo raccontare cosa è successo a tutti i calabresi? Perché io alle 19 incontrerò il sindaco Flavio Stasi. Ecco, mi dici un attimo cosa è successo. Sembra che abbia bloccato, tentato di bloccare tutti, però noi siamo qua. Noi siamo ancora qua, come allora, dice. Cosa è successo? Dica. Niente, è successo che purtroppo... Lei mi ha chiamato in diretta martedì. Noi abbiamo fatto un sito. Il motivo qual è il motivo? Il motivo è le passerelle. Le barriere architettoniche. L'abbattimento delle barriere architettoniche. Un progetto da 38.000 euro. Dato a un'associazione di Corigliano. Nulla toglie che è stato dato questo progetto a un'associazione, però fin quando Dio mi darà luce e noi siamo della Rete Italiana Disabili, noi vigileremo sempre sulla strumentalizzazione dei diversamente abili. Non vanno strumentalizzati, specialmente dal sito. Però ora il sindaco dice lei che sta strumentalizzando, okay. Sta utilizzando i disabili per ottenere qualcosa che lei già con la sua associazione lui dice che non vuole avere a che fare. L'unica cosa che vogliamo è l'abbattimento delle barriere architettoniche. Tant'è che noi venerdì scorso, giorno 1, abbiamo chiesto di poter fare questo progetto, la passerella 5 metri dalla battice, 10 metri a T e 10 metri a T. È una piazzola di 3 metri quadrati. Vuole raccontare cosa è successo, per favore? Allora, è successo che... ci ha fatto segregare e potevamo stare segregati pure fino al 15 agosto, come ha detto lui, però grazie alla nostra tenacia, carissimo sindaco, e grazie... Ma sta ascoltando il sindaco? Sì, però deve dire quello che lei ha detto a me, glielo dica a lui adesso. Ora grazie al nostro impegno, perché quando la Rete Italiana Disabili si impegna, arriviamo al punto e lei capisce. Parliamo di Flavio Stasi, sindaco benissimo, di Corigliano Rossano. Esatto, carissimo lui sindaco. Lui dice che lei sta utilizzando i disabili per benissimo, avere però, una spiaggia e gestirla lei da solo, avendo B&B. Assolutamente no, io voglio il piano PEBA. Qua sul nostro territorio si deve utilizzare il piano PEBA. Cos'è il piano PEBA? L'abbattimento delle barriere architettoniche. Lui qua su un pezzo di spiaggia che non ce ne sono barriere li sta creando, visto la passerella che stamattina, come ha saputo che arrivate voi alle 11 di mattina, ha mandato quattro ragazzi a mettere questa tapparella. Per favore qua è finito il tempo delle chiacchiere, carissimo sindaco. Qua il tempo che lei prende in giro e strumentalizza la disabilità. Questo è quello che lei dice. Esatto. Allora, martedì
come noi abbiamo una diretta telefonica tra me e lei, raggio di sole con Calabria TV, esattamente, abbiamo avuto una diretta telefonica tra me e lei, sì, giorno 5, e io ho detto che venivo a fare allora, il servizio. Coincidenza ha voluto, grazie a Dio, coincidenza, che ci sono le coincidenze, grazie a Dio. Dopo manco mezz'ora è stata chiamata una delegazione della rete italiana disabili, la quale è stata... Cioè l'ha chiamata i disabili, l'associazione per che cosa? L'ha chiamata il sindaco. E perché? Per poter bloccare innanzitutto il suo servizio. Perché lei ha dichiarato che domenica sarebbe stato qua, e di parola lei è qua domenica, oggi è domenica. Oggi è domenica, confermate, è domenica, sì, è domenica, ok. E poi per favore intervistate pure un bagnino, dopo, bagnino sì. Perché è giusto. Vai. Che succede? Niente, martedì, come lui vede questa intervista, chiama a una delegazione della rete italiana disabili e gli dice: bloccate tutto! L'importante è che bloccate tutto, e ve lo giuro che entro sabato, questo è in assemblea scritto. È scritto tutto verbalizzato, entro sabato verrà soddisfatta la vostra richiesta. Cosa succede sabato? Siccome lui si pensava, il sindaco, che io avessi bloccato a lei pure, ma io ho bloccato soltanto il CT, ma non che ho bloccato il CT, io lo sto stando sospeso, perché giustamente... Cioè lei ha detto agli altri, io a Polimeni non lo blocco, Polimeni deve venire. Sì, sì, lei sì, ha fatto una sorpresa, quasi una carambata. No, io siccome purtroppo ci sono pure delle talpe nell'associazione, come ci sono. Quindi una talpa ha cantato. Sì, 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 sì. E la talpa ha cantato pure stamattina. Ha avvisato il sindaco la talpa. Tant'è che noi stamattina abbiamo questa tappezzatura. Noi è qua, è una tappezzatura. Adesso la faccio vedere. Mai. Allora facciamo vedere quello che cosa intendo. Doveva arrivare qui in fondo la... Intanto doveva arrivare. Ecco qua. Vedete qua, si blocca. Ecco qua. Qua c'è Carmine, qui si blocca. Ecco qua. Questo l'ha messo stamattina. Quello doveva essere 10 metri e 10 metri. E 3 per 3 qua. E qua dovevamo arrivare. Come si arriva a mare? Come ce li portiamo i nostri figli al mare? Carissimo sindaco, ma mettiti su una carrozzina e fammi vedere come ci arrivi tu al mare. E mi auguro che stasera riesci a replicare come devi replicare. Alle 19 se c'hai lì la faccia veramente di replicare, perché noi ti aspettavamo qua, come lunedì ti aspettavamo al comune, e tu non sei venuto. Ma io ho detto al sindaco... Ti aspettiamo! Io ho detto... Fammi vedere come sto strumentalizzando io mio figlio! Io sono nervoso, fammi vedere come stai strumentalizzando a mio figlio. E tu stai strumentalizzando la disabilità. Io vado in... Allora, fin quando c'è la rete italiana disabili, qua vigila tutto, la disabilità non va strumentalizzata. Signor sindaco, mi caccio pure lo c'è. Io non mi faccio strumentalizzare da nessuno. Io a mio figlio non lo strumentalizzo. Lei ora deve fare capire alla popolazione come non sta strumentalizzando i nostri ragazzi disabili, che ancora oggi non riescono a fare un bagno. Vergogna! Basta! Questo è quello che lei siamo dice. Stanchi! C'è mio figlio che sta facendo i bagni di sudore. Lei c'ha pure una figlia, quando pare gli è nata una figlia, gli è nata. Ecco, cosa vuoi dire al sindaco? Un attimo, parliamo... ecco qua, c'è Carmine, un attimo che... Postiamo, ecco qua, Carmine, ecco. Aspetta. No, vabbè, tengo io. Io dico che non ci sono nato così, però ci sono diventato, porca miseria. Ci sono diventato, Vuoi fare il bagno in mare? No, aspetti. In questi anni che sono stato seduto, sono stato... non sono stato... Tu vuoi andare a mare, vuoi farti il bagno, caro. Sì, però... Ti sei bloccato pure tu? Riesci a bloccare a tu? Ma un attimo. Ma io mi sono stancato, sono da poco io, che sono seduto in una carrozzina. Perché da poco sei seduto nella carrozzina? Sì. Ah, dal 2013? Sì, perché non ci sono nato così. Ah, hai avuto un incidente? Sì.
E mo voglio fare un bagno. E ora mi sono scocciato di farmi il bagno di sole. Immaginatevi io che sono da poco seduto. Ma immaginate anche quelli che ci sono nati. Ora basta ora. Cioè in pratica Carmine ha avuto un incidente stradale nel 2013. Carmine non aveva una disabilità, è stata creata il 29 ottobre. Sì, del 2013. Del 2013, lei è la mamma? Sì, io sono la mamma. Ecco, il discorso legato a quello che state vivendo è anche in difesa di tutti i disabili. Sì, e di tutti, perché tutti hanno il diritto di andare al mare in comodità. Perché guardi, per me portare mio figlio al mare è la vostra battaglia. Io da sola non riesco, signora, a portare di nome? Mio figlio al mare. Marilu. Signora Marilu, la vostra battaglia è la battaglia di tanti, di tante mamme e di tanti lidi, di tante, sì, spiagge, però c'è libere. Chi ci mette la faccia fino in fondo e c'è chi se ne pensate torna. Pensate che certo il poco fa il purtroppo presidente e il segretario dell'associazione ha chiamato le altre persone che dovevano essere qua. Dovevano essere circa 10 carrozzine almeno. Ecco, ma non risponde più nessuno al telefono. Per caso oggi erano tutti impegnati per altri motivi. Chissà perché? Perché sono stati con noi a manifestare. Da sabato mattina fino a lunedì sera sono stati con noi a manifestare, le stesse persone che sono state chiamate dal sindaco ad avere un colloquio con lui. Cioè, voi, il sindaco ha chiamato personalmente? Ha chiamato alcune persone che hanno manifestato assieme a noi. Questo è quello che dite voi, io devo chiedere questo al sindaco? No, ci sono le interviste fatte di queste persone che erano con noi. Un'intervista alla tessera. Un attimo. C'è l'articolo. C'è pure la nostra prenotazione fatta come Rete Italiana Disabili. Quella mattina, lunedì mattina, dove lui si è fatto negare, che ha detto che si trovava a Cosenza, invece si trovava su Corigliano che stava facendo adesso la diretta Facebook la devo dare anche al sindaco, eh? È ovvio, no, e noi l'aspettiamo, se noi possiamo replicare, a parte il servizio, se il sindaco ci metteva la faccia, doveva essere qua. Vedete, qui stiamo registrando con i nostri operatori, a parte il servizio televisivo, questa diretta Facebook bene, voglio replicare bene. Anche col sindaco lui come lunedì. Come sindaco, proprio per io ho chiesto, no, dovete sapere, no, perché un attimo, io ho chiesto al sindaco facciamo un incontro insieme ai diversamente abili, insieme ai genitori, ho chiesto in questi 2 o 3 giorni che ci siamo sentiti telefonicamente, facciamo questo incontro con i diversamente abili, con i genitori, così cercheremo di chiarire, di creare un minimo di rete. Mi ha detto no, io con questo signore dell'associazione non voglio avere allora, a che fare. Allora, però se si ha qualcosa di personale, il personale si risolve diversamente. Questa è un'associazione, quindi lui non lo può prendere sul personale. Non si può permettere a dire che fino al 15 agosto, se voi continuate a fare così, voi potete stare segregati con le carrozzine fino al 15 agosto con 40 gradi, che a me non mi interessa niente. L'ha detto questo il sindaco? L'ha mandato a dire questo. Attenzione! Attenzione! Baciate le denunce. Questo è quello che dice. Ma no, ci no, è un ci conto, sono. È un conto la cattiveria della gente che può riportare cose diverse. Quando non ci sono testimoni, perché se io le chiedo, mi dica che gliel'ha detto e porta il testimone qua, sia tranquillo. Chi scappa a destra e chi scappa a sinistra. Quindi non diciamo queste cose se non ci sono delle prove. Probabilmente. Voi pensate che abbia detto questa cosa? Bisogna vedere se qualcuno c'è il nome di questo che l'ha detto. Lo vuole dire? Ma no, perché tanto queste persone già ce l'hanno detto che lo smandiscono. Quindi però, però l'assemblea conferma. L'assemblea conferma e loro lo smentiscono. Vabbè, comunque. L'assemblea conferma. Questa è la situazione. Allora, cosa vogliamo? Chiudiamo. Niente, cosa noi, chiediamo noi, al sindaco? Noi vogliamo innanzitutto nessun rancore personale. E io ho cercato di creare un'unione, cioè di dialogare, di mediare tra voi e lui. Allora, si può togliere dalla testa il sindaco che qua non c'è nulla di personale. Noi l'unica cosa che vogliamo è poter far sì che questi ragazzi e queste persone fragili con difficoltà motorie riescono a fare il bagno al mare. Come te lo vai a fare tu, carissimo sindaco? Lo facciamo fare pure agli altri. Benissimo, ok, stop. Va bene, per un attimo ci fermiamo qui, grazie. Salutiamo, allora, tu come ti chiami, vieni? Lui voleva bloccare la strada, ma non possiamo bloccare. Allora. Antonio, non posso bloccare. Beh, infatti guarda qua, vieni qua.
io la strada non la posso bloccare, perché sì, una Antò, se io blocco la strada, arriva la polizia e i carabinieri e dicono: come Polimè, tu blocchi la strada. Ciao Vasco. Okay. Chi vuoi salutare? Vasco Rossi. Vasco Rossi. Ah, okay. Però la strada non la blocchiamo. No. Bene, poi c'è il vicepresidente. Scusami, sì. Io sono in questo tempo per l'arte passare. Sì, un attimo, facciamo parlare con il vicepresidente. Ah sì. Ora faccio, parliamo prima con lui e poi il papà. Sì. Vicepresidente, lei si chiama, faccio vedere. Salvatore Trotta. Salvatore Trotta è il vicepresidente dell'associazione. Io volevo dire mi che... ha tenuto il microfono anche, grazie Salvatore. Io volevo dire che anche se sono autonomo, sì, il diritto alle spiagge, certo, deve essere accessibile a tutti. Perché tutti dobbiamo andare. Lo devi chiedere al sindaco. Lì. Tutti sindaco. Dobbiamo caro andare. Sindaco. Caro sindaco, voglio dire che anche se sono autonomo, il diritto al mare deve essere accessibile a tutti. E non solo il diritto al mare di Corigliano di Rossano, e non solo, di tutta la Calabria, di tutta l'Italia. E non solo il diritto al mare. Perché parliamo delle barriere architettoniche. Anche se lei mi permette. Prego, io le permetto. Anche il diritto negli esercizi commerciali. Ma scherzi? Perché anche per entrare dentro il comune spesso non puoi andare nella stanza del sindaco perché ci sono le barriere e non c'è manco l'ascensore. Sì, no, non esistono. Qui, dico in generale. Non esistono le rampe d'accesso. Non esistono le rampe d'accesso, bravo. Tu ti chiami? Salvatore Tocco. Dobbiamo seguire. Chiudiamo. Lei, il papà voleva dire qualcosa? Sì, io papà volevo dire delle altre passerelle, pure andare a vedere un'altra passerella per vedere come com'è fatta. Com'è fatta. Com'è bene, fatta. Carmine, chiudiamo, vai Carmine. Scusa. Carmine, vai, chiudi. Per favore. Ziolino. No, Ziolino, ho capito. Ziolino sono io. Allora, confidiamo nel sindaco. Scusa. Allora di Flavio. No, parla con Flavio. Io parlo. Fai. Flavio. Primo cittadino. Primo cittadino. Silenzio per favore. Io sono anche un cittadino di Corigliano Rossano e poi desidero di andare al cavolo del mare. Porca miseria, non sono un turista. Va bene? Anche perché facciamo vedere come va al mare senza. Proviamoci. Così da casa guardano anche. Proviamo a portarlo al mare così, dai. Vai, attenzione, lo aiutiamo per andare a mare, per favore. Ok, sì, però, vada Antonio, aiutatelo, no, come lo portiamo? Così si blocca, c'è la sabbia, no? Però si può bloccare. Un attimo. Vai. Aiutatelo, portiamolo, sì, portiamolo in tre. Qualcuno che l'aiuta, per favore, in tre. Prendiamo. Il bagnino ci aiuta, bagnino. Lei dovrebbe fare il bagnino. Bagnino. Lei dovrebbe fare il bagnino, che fa? Non viene? Perché non può? Perché non può toccare. Non può toccare nessuno. No, perché la delibera prevede assistenza. Va, prevede. Aiuti, poi parliamo dopo. Aiuti. E chi ci aiuta a portare? Che aiuta? Non ce la fa, no? E vai, forza che ce la facciamo, vai, forza che vergogna, guarda qua, ecco, il problema è proprio questo, attenzione, guarda che bello il mare, Carmine, io mi butterei pure vestito. Torniamo indietro, vediamo come si può, aia, non si può. Ma io vorrei portare il sindaco a fare vedere un attimo, questa allora. Situazione. Un attimo. Proviamo, dai. Ecco qua, vai. Vai, aiutate per favore. Che va a dire che c'è un mio interesse? Ma quale interesse? Ecco qua. Ma poi fossi stata io da sola come questo, mamma, venga. Non avrei mai... Come mamma non ce la può fare. Come riesco a farlo da sola? Non può farlo? Non posso, assolutamente. Io non posso portare mio figlio al mare... Perché non riesco da sola, assolutamente, è un'ingiustizia. Bene, allora. Io confido nel sindaco. Io credo che si passi la mano sul cuore e faccia quello che allora, posso fare, il diritto sì, dei noi disabili. Abbiamo l'incontro alle 19 tra 20 minuti col sindaco. E comunque io. Faremo fare una diretta anche Facebook se vuole farla o rilascerà un'intervista. Questa è per raccontare i fatti come stanno. Io non ho niente lui di racconterà, lui, il sindaco. Lui racconterà la sua verità. Io chiedo gli interessi per tutti i ragazzi, tutti i disabili, tutti benissimo. I disabili. Allora, io devo intervenire. Dobbiamo chiudere, venga no, a chiudere, chiudi di qua. Venga di qua, di qua. Dobbiamo allora, chiudere. Allora io devo intervenire. Sono affannato un pochettino lo so, per i bambini, per i ragazzi. Ci mancherebbe. Allora, chiedo di intervistare un attimo
pure il Bagnino. No, il Bagnino non vuole parlare, non è obbligato a parlare, non, non è sceso. Okay. Io sarei sceso da Bagnino ad aiutare. Okay. Okay. Però la delibera dice testualmente assistenza e supporto alle persone con diversamente, diversamente abili con problemi motori. Solo che giustamente loro non possono toccare nulla. Ma oggi, come hanno saputo che lei sarebbe venuto qua, hanno messo questa, questa tapparella. Io vi invito, prima che va lei va al comune, noi dobbiamo andare a Rossano. Ma questo è perché è lo stesso progetto. Ma cosa perché cambia? No, perché devo andare adesso. Sì, devo andare a sentire il sindaco. No, ma è lo stesso. No, ma devo andare a sentire il sindaco. Ma è lo stesso. È lo stesso progetto. Ma, se ma è lo stesso progetto. Ma cosa cambia? Perché quasi il problema lì c'è? Non c'è. E allora se non c'è cosa cambia? Lo sa pure lui che non c'è. Io vado a sentire il sindaco. E perché ci ha preso per il culo oggi che ha fatto e ha fatto un articolo oggi che per no, noi siamo discriminati e lui è quello che sta che facendo bello figlio. Adesso dirà che non è così perché il diritto di replica non lo può dire, non lo dirà, dirà mai. Quello che vuole perché io devo mettermi in mezzo e mediare, capire. E come replichiamo noi carissimo poi dottore. Torneremo visto quando vai in onda il servizio se lui dice delle cose sbagliate lei in diretta comunque, martedì o mercoledì replica l'ultima cosa l'ultima l'ultima cosa non si mette lei che già faccia parlare no l'ultima cosa siccome abbiamo parlato con l'assessore regionale con la Minasi con l'assessore Minasi ieri è stata su Rossano mi ha chiamato e se lui non effettuerà in questa settimana le richieste e porterà avanti il progetto per come è scritto sulla delibera il progetto l'assessore verrà... regionale Minasi ha detto che il progetto sarà bloccato commissariato sì va bene possiamo concludere? Sì. Posso andare al sindaco? Certo, mi autorizzate? Delle buone posso notizie. Andare? Buona trapasarella certo. Andiamo a vedere no due ci minuti ho detto di no minuti. Devo andare ho un appuntamento col sindaco alle 19 la gente la casa lui lo fa lo sai quando fa aspettare le persone il sindaco? Allora, due ore, tre ore mo che lui aspetta un'oretta qual no. È il problema? Chi mi aiuta a me a prendere il job a portare in acqua? Sì, ho capito. Mio figlio ha 42 anni, che mi aiuta? Dove è suo figlio? E non ha potuto portarlo, non ho potuto portarlo. Quindi non può andare in mare neanche lui? No, è lo stesso problema. Perciò sono io qua, per mio figlio. Sì, però quello che vuoi dire, noi siamo qui per difendere questi ragazzi. È giusto. E abbattere le barriere architettoniche. Ma io sto facendo una domanda al sindaco. La domanda la faccia al sindaco. Chi mi aiuta la a prendere ascoltando il job sindaco. E portarli in acqua? Oh. Visto la delibera. E poi da prendere dall'acqua e portarli in macchina. Cos'è? Chi mi aiuta? Cos'è? Per mettere... Quello là, sì. Quella macchina, quella cosa là. Quella lì che porta in acqua. Sì. Ecco, fatelo vedere. Se il bagnino non, il bagnino non lo può toccare, no? Bagnino lo può toccare. Chi lo può toccare? Non lo può toccare quello? No. Cioè lei no. Lo può toccare adesso? Non lo so se io posso lei toccare. Lei lo può prendere quello? Non lo so. Bagnino lo può prendere quello? Di chi è? No, deve chiedere di chi è quello? Scusi, tieni là. Mi faccia capire. Di chi è questo? Scusi, perché qui non ho capito ancora cosa sta accadendo. Questo strumento che serve... A cosa serve questo? Per accompagnare i disabili, diciamo, fino alla in mano. E chi lo, chi lo porta questo? L'accompagnatore del disabile. E chi è l'accompagnatore? Uno, il padre, non so. Voi no? Io non ce la faccio perché sono anziano. Quindi voi... Chi mi aiuta? Voi dire, se dovete aiutarli, voi non li potete aiutare. Di buon cuore lo fate, ragazzi. Beh, contro legge. È contro la legge? Non potete per loro, toccare? Per loro cioè, però sulla delibera mi faccia capire, prenda quello per favore, prenda quello. Non lo so, così, vada, lo porta, questo lei porta il ragazzo, lei dice io non ce la faccio. Chi mi aiuta? Questo vuol dire. Sto chiedendo, chi mi aiuta? Una mamma, come fa? Come signora, scusi? Una mamma, come fa anche se può prendere questo? È impossibile. È impossibile. È difficile, tutto molto difficile. Molto difficile. Benissimo, qui noi chiudiamo, a voi da casa i commenti. Il problema è uno solo, perché va detto, la sofferenza è delle famiglie. La sofferenza è di chi vive giornalmente in casa un dramma, tra virgolette, del genere. Questi ragazzi sono amore, cuore, sono tutto quello che hanno e lo fanno sempre in maniera disinteressata. Perché due genitori non fanno nessuna differenza. Il problema
per quanto riguarda la disabilità di un figlio, specialmente al di là di chi nasce già diversamente abile, chi subisce come Carmine un incidente stradale diventa diversamente abile. Questo è un problema, bisogna toccare il cuore ogni volta, bisogna fare emozionare la gente. Chi è che tutela queste famiglie? Chi tutela il diritto al bagno, il diritto ad andare in un ufficio, il diritto a frequentare amici, il diritto che hanno i figli, tra virgolette, normali, perché per loro, per i genitori dei diversamente abili, i loro figli sono normali perché appartengono alla loro vita ed hanno vissuto dal primo momento le difficoltà e i disagi. Sapete che significa avere un figlio diversamente abile per un genitore, per il cuore di un genitore? È qualcosa di straziante, perché di fronte a quello che il Signore ha riservato di crescere anche un ragazzo diversamente abile, devono combattere con un'ingiustizia, quella dell'ignoranza, quella di non capire cosa significa comprendere e risolvere i problemi. Le istituzioni sono lì preposte a risolvere i problemi, non a crearli, nella speranza che questo messaggio serva. Grazie.